anche per questa storia delle formiche all'ospedale San Paolo e questa Photoshop che insomma ha un po' colpito tutta Italia di questo letto invaso dagli insetti. Beh, difficile trovare le parole, perché talmente inaccettabile, talmente inqualificabile, talmente grave. Se a questo aggiungiamo la notizia di stamattina di altri arresti nel settore della sanità per truffe, che facevano risultare delle TAC false, che in realtà mai facevano, a danno dell'erario pubblico, quello che sottolineerei, ma senza voler fare polemica, semplicemente come dato di fatto, consiglierei a chi ha competenza sulla sanità e ogni giorno fa propaganda nel dire che da quando è arrivato qualcuno la sanità nella nostra regione è diventata più efficiente, siamo passati dal niente più barelle, ma non perché si è andato nei reparti, ma si è andato tutti giù per terra, alle formiche, addirittura in uno dei principali ospedali della nostra città, senza con questo, come fanno altri, dire colpa di Tizio, di Caio, però almeno avere un po' più cautela nel fare un po' più di fare un po' quando si fa propaganda, di impegnare un po' meglio le risorse pubbliche, evidentemente di scegliere un po' meglio, di scegliere con maggior cura le persone che sono ai vertici delle aziende che sono responsabili della sanità e forse prima di fare una serie di inaugurazioni che poi non producono nulla, chiudere qualche pronto soccorso in meno, qualche ospedale in meno e far funzionare meglio qualche reparto, sarebbero molto più felici i cittadini e probabilmente anche chi ha la competenza politica sulla sanità ne godrebbe in quel caso sì di maggior plauso da parte di tutti e di maggior consenso.